Chiaramente il modo più semplice e più comodo per osservare stereoscopicamente le fotografie dovrebbe essere la visione libera. Cioè metto le due fotografie e guardo con l'occhio sinistro quella di sinistra e con l'occhio destro quella di destra. Per fare questo è necessario un esercizio, una ginnastica oculare non molto diversa dalla ginnastica che facciamo quando vogliamo suonare il pianoforte. Dobbiamo abituarci a rendere indipendenti le mani. Per il trigger poi c'è la possibilità di osservare le immagini ad assi visuali incrociate. Va chiarito, lo chiederemo meglio in seguito, che non possiamo mai paragonare il nostro occhio alla macchina fotografica, non solo perché l'occhio ha una superficie sensibile curva, mentre la macchina fotografica ha una superficie sensibile piana, ma soprattutto perché la superficie sensibile della macchina è la sensibilità, diciamo, la capacità di riprodurre nitidamente le immagini è uniforme su tutta la lastra fotografica, mentre nel nostro occhio c'è un solo punto, la fovea, dove l'immagine è abbastanza nitida, mentre mano a mano che ci allontaniamo l'immagine diventa sempre più sfocata. E quindi noi guardiamo sempre secondo una certa direzione, muoviamo gli occhi, in effetti quando leggiamo ci accorgiamo che gli occhi si muovono continuamente. Quindi, approfittando di questo fatto, se io guardo un dito o una punta di una matita molto vicina ai miei occhi, avrò gli assi visuali incrociati. Mi sarà sufficiente mettere dietro la punta della matita un punto dell'immagine sinistra a destra e lo stesso, mantenendo sempre fermo il dito e tenendo fermo la testa, lo stesso punto, il punto corrispondente dell'immagine a destra a sinistra, e io vedrò, togliendo poi la matita del dito, vedrò comparire il modello tridimensionale. Anche questo richiede un esercizio. All'inizio si scomporrà subito il modello, poi man mano vedrò che si unisce, fino a che con un esercizio di qualche pomeriggio e un po' di dolore forse sugli occhi, perché chi sta sempre, come quando uno sta sempre seduto e poi si mette a correre, c'è qualche doloretto. In questa maniera io, incrociando le fotografie, posso tranquillamente, e questo è di tutti proprio, osservare stereoscopicamente il modello al centro. Con l'esercizio quindi posso muovermi addirittura su tutti i particolari, osservando come fosse sotto lo stereoscopio. Per chi invece è ancora pigro o teme di restare con gli occhi storti, ci stanno gli stereoscopi, e ce ne sono di tutti i tipi. Un trucco abbastanza semplice è quello che vediamo sullo schermo, ed è si tratta di mettere una fotografia, oggi col computer è semplicissimo, dritta, e l'altra rovescia. Ora, che succede? Normalmente se guardo la fotografia io, gli assi visuali sono convergenti, basta interporre sull'asse visuale di sinistro a destra uno specchio in maniera da osservare l'altra immagine. Ruotando leggermente avrò facilmente la possibilità di vedere ancora una volta il modello stereoscopico. Un'altra maniera è quella dello stereoscopio che vediamo adesso sullo schermo, ed è di mettere due specchi quasi a 90 gradi. Guardando negli specchi posso vedere due immagini, destra e sinistra, che dovranno essere stampate però al contrario. E questo l'abbiamo utilizzato parecchio in una mostra nel 78, con belle fotografie grandi, e si vedeva abbastanza bene. A parte questi strumenti, diciamo, di emergenza e con fattura casalinga, ci stanno poi gli stereoscopi. Uno l'abbiamo visto all'inizio, lo stereoscopio a specchi, e ce ne stanno di varie marche. Ci stanno stereoscopi per diapositive, ci sono stereoscopi per se vediamo un pochettino, quando ci fa vedere la Zeiss, c'è stata una vasta scelta. È chiaro, ricordiamoci ancora una volta, quello che conta è vedere l'immagine di sinistra con l'occhio sinistro e l'immagine di destra con l'occhio destro. A parte questa visione, diciamo, con questo strumento o quella visione libera, ci stanno altri metodi poi. Gli occhialetti rossi e verdi, che forse tutti conosciamo. Si tratta in sostanza di trovare due filtri con due colori complementari, normalmente rosso e verde o rosso e blu. Complementare significa che sovrapposti ci danno il nero. Quindi se io metto davanti a un occhio l'immagine e il filtro rosso, non vedrò
l'immagine è proiettata in verde, e viceversa, se metto davanti all'occhio destro l'immagine, il filtro verde, non vedrò l'immagine proiettata in rosso. Non faccio accorgermi se, vabbè, basterebbe sufficiente chiudere un occhio e vedere e verificare se vedo un'immagine una volta. Comunque, normalmente, siccome le immagini sono riprese da due punti di vista differenti, e quindi sono due prospettive differenti, non coincidono, e quindi qua, senza occhiali, io vedrò l'immagine sdoppiata in rosso e verde, mentre con gli occhiali vedrò l'immagine in modello tridimensionale. E questo, adesso vediamo quello della una decina di anni fa, su un periodico, un settimanale, comparve l'Italia in tre dimensioni, scattata non con una macchina d'obiettivo, ma con due macchine fotografiche affiancate. E adesso vedo, nel giornale c'è il rosso e verde, se potevo osservare in rilievo questa immagine.